Sono Martina Buffoni e lui è Riccardo Di Stasi e siamo del secondo G. La nostra professoressa è la professoressa Francesca Di Russo. Oggi siamo qui nel laboratorio scientifico multimediale del Liceo Classico Augusto. L'esperimento che stiamo per compiere è la cromatografia su carta. Questo esperimento ha lo scopo di separare le varie sostanze presenti in un miscuglio. Un miscuglio appunto composto da più sostanze mescolate tra loro. I miscugli si suddividono in eterogenei e omogenei. La cromatografia è una tecnica idonea per separare un miscuglio omogeneo, cioè un miscuglio nel quale le varie componenti non sono distinguibili tra loro. Allora, per eseguire questo esperimento abbiamo bisogno dei seguenti materiali: un beaker da 50 ml contenente una piccola quantità di eluente, che è composto da alcol etilico, una striscia di carta porosa e uno o più pennarelli contenenti il colore, che ricordiamo essere formato da un miscuglio di pigmenti. A questo punto ha inizio la fase sperimentale. Prendiamo la nostra striscia di carta porosa e con il pennarello andiamo a tracciare una striscia in prossimità dell'estremità della striscia stessa. A questo punto andiamo ad immergere la nostra striscia porosa nel beaker contenente l'eluente e aspettiamo alcuni minuti. È salito lungo la striscia porosa e ha trascinato con sé i vari pigmenti. I pigmenti con peso molecolare minore sono stati trascinati più velocemente, mentre quelli con peso molecolare maggiore sono stati trascinati più lentamente. Dopo un certo intervallo di tempo, i pigmenti si saranno completamente separati. In conclusione, come possiamo osservare, il verde di partenza si è dimostrato un miscuglio di due colori, un verde più chiaro e un celeste. Un saluto dal laboratorio scientifico multimediale del Liceo Classico Augusto.